E signori, 26esima parte di Watch Dogs 2. Torniamo alla storia principale, qua nel nostro hacker spazio. E andiamo sotto. Si chiamerà Specchio la missione? Così sembra. Controllo un secondo, ma dovrebbe essere... Allora... E... Specchio. Esatto. Vieni, Sitara. Merda, merda, merda. Merda, merda, merda. Lo dicevo sempre a teatro. Ehi, Josh, che succede? Guardavo i nostri numeri, quanta gente ha scaricato l'app, quanta potenza di calcolo abbiamo. E poi l'ho visto. Che? Poco? Un gruppo di follower e bot da account invite inattivi. Aspetta, qualcuno usa un social media per pompare le nostre cifre? E chi? Soprattutto, quanti sono gli account? Non so chi è, ma è qualcuno di invite con privilegi da amministratore, ne sono sicuro. Riguardo a quanti... Mi dispiace. È colpa mia. No, dovevo controllare. Josh, calma, non è colpa tua. Che ne sai? Magari qualcuno dentro Invite è un nostro fan. Già, oppure si sta preparando per romperci il culo. Dobbiamo scoprirlo. Marcus, ti faccio entrare io. Dovevo controllare. Josh. Sta calmo. Non è colpa tua, ok? Senti, li abbiamo visti tutti i numeri e sei l'unico che se ne è accorto. Sei stato bravo. Madonna, che sensibile che è sto ragazzo. Comunque, indaghiamo sugli account falsi. Boing. Allora, datemi sta macchina. Ah beh, qua. Noi. La rendiamo più semplice, no? Io, chi sono questi? Non ho presente, ma... Già sentiti. Eccoci. Ti mando gli account segnati. Usa il computer della CEO. Comunque bellissimo, perché c'è una missione praticamente per ogni edificio grosso in città. Questa cosa è fighissima. Scusa, è colpa mia. Non siamo in zona vietata, quindi bene così. C'è da creare dentro, ma noi tiriamo fuori il nostro ben amato cosino. E ci infiltriamo dentro, però abbiamo bisogno di sbloccare la porta. Prima facciamo questo. Poi vediamo se riusciamo anche a... Non mi piace sta cosa. Beh, non mi piace, ma la possiamo risolvere. La possiamo risolvere, tranquilli. Non così. Non così, non così. Sì, ce l'ha di un po' in ritardo. Palle. Tanto la porta... No. Te... Due... E tre tu coi soldi. Con 676 dollari in banca. Andiamo giù. Ho sbloccato l'ascensore, ci vado subito. Ah, sono Marcus. Ok, vabbè. Ma andiamo lo stesso, tanto.
Non è zona vietata finché non lo è. Va bene così. Sto salendo. Intendo trovare le risposte. Auguri, Marcus. Siamo con te. Ah, fa tutto da solo. Meglio così. Ci sono. Cerco di scoprire chi ha pompato i numeri. Wow, wow. Che succede? I clienti flaggati sono spariti. Abbiamo perso i bot. Che hai fatto? Niente, non sono io. Non ho... Ai ai ai. È un brutto momento. Mi sa proprio di sì. Dusan. Figurati se non ci mette il ghiaccio. Non c'è bisogno che mi presenti, vero? Lo so chi sei. Quella notte in spiaggia lo sapevo che avevi un'aria familiare, cazzo. Beh, Venere non era... Non lo tratterei come un amico. Che io fossi lì quando hai hackerato i nostri sistemi. Dovevo conoscerti e tu eri lì a pisciarti sulle scarpe. Gran testa, pessima mira. Che ci fa il CTO della Bloom nell'ufficio del CEO di Invite? E per quale motivo hai pompato i nostri numeri? Adesso mi offri uno stipendio a 6 cifre? Cazzo, no. No, no, no. Sei molto meglio della maggior parte dei miei programmatori. Ma no, vedi, non posso dipingere il CTOS 2.0 come un sistema di sicurezza perfetto e poi... assumere uno dalla lista degli indesiderati. Wow, wow, wow! Sono qui solo per bere qualcosa. Ma ehi. Io no. Se vuoi bere e ballare. Ci sto. Oh, quindi pensi sia uno scherzo? Eh? Fallo. Due. Dammi un pugno solo. Hai fatto credere a tutti che il tuo sistema fosse a prova di bomba. Non la vedi nemmeno la gente che calpesti. Pensa un po', Marcus. Pensa un po'! La gente vuole che gli spieghi chi è buono e chi è cattivo. Who's good, who's bad. Se ne frega di come funziona. Basta che funzioni. Ma non funziona, cazzo. Qualche vittima civile del cazzo è il prezzo da pagare per migliorare il mondo. Della vostra guerra non frega un cazzo a nessuno. Non sarò io a impedirvi di gettarvi fra le fauci del leone. Perché hai pompato i numeri del DedSec? Perché nessuno nella Silicon Valley sa fare a pugni davvero. E poi siete un ottimo investimento. Così aggressivi, così indignati. Fate così paura che sono corsi tutti a chiedere il mio aiuto. È così che gli hai venduto il CTOS 2.0? Già. Sì, era il deterrente definitivo contro gli hacker come voi. Lo hacker. I biscotti. A tutti serve la mia protezione. Quindi ascolta, Marcus. Sei di nuovo schedato, la tua backdoor è chiusa e i bot che ti ho dato spariti. Oh, 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 e? L'allarme. C'è un mandato nei tuoi confronti. Per hacking, spionaggio industriale e... un furto con scasso. Fa niente. Tanto non mi andava più. Dallo a me. Cazzo. Fuck. Adesso sono cazzi. Sospetti vicino alla vostra posizione. Ha ricevuto sospetto in fuga. Ci segnalano un possibile criminale vicino alla vostra... Scappa da dove? Sono fregato, cazzo! Poliziotti intorno all'edificio, esci di lì. Cazzo! Marcus, hanno circondato l'edificio, incazzati quando sarai fuori da lì. Ripeto, esci con le mani in alto. Va bene, va bene. Me ne vado. Col culo. Sospetto localizzato, siamo sul posto. Centrale, ciao. Ok.
C'è una macchina qua, c'è una macchina della polizia. La possiamo prendere. Chi è che spara? Non vediamo il sospetto, cerchiamo ancora. Aria a terra, sospetto ritrovato. Via. Perché me li fai comparire troppo tardi? Facile farmeli comparire quando ormai ce li ho davanti, eh? Ma dammi tempo di neutralizzarli, no? Un attimo. Il sospetto è scappato, cerchiamo ancora. Anche qua, solita storia. Centrale, lo vediamo di nuovo. Dovrei disattivare l'elicottero io, ma non ho modo di farlo. Come si sta dirigendo dal sospetto? Vaffanculo il furgone. Godo. Il sospetto non può essere lontano, cerchiamolo. Via. Madonna, scomparso da quattro riquadrati. Meglio di così che volevate. La situazione si sta facendo pericolosa. Torna qui, troviamo un'altra soluzione. E io là ci torno e... C'ho altre soluzioni? Non credo. Allora, due su te le abbiamo fatte e torniamo all'hacker spazio. Vabbè, almeno siamo vivi. Cazzo di merda! Non è così male. Sembriamo un branco di idioti. Dio Cristo, cazzo! Branch, datti una calmata. Non sei d'aiuto. Sì, hai ragione, non serve. Marcus, tu cosa ne dici? Sentite, sarò sincero con voi. Di solito non ho un piano. Ma ho un'idea e... non lo so. Fidatevi di me, stavolta. Benissimo nel metodo di Assassin's Creed Odyssey. Easter egg clamoroso. Ecco. Svelter Skelter Festival. Helter Skelter. Canzone dei Beatles. Ancora? Lo so che ultimamente è andata a maluccio. Già, uno schifo. Ma cazzo sei vestito? Con te abbiamo trovato una voce. Siamo entrati in gara, abbiamo sfidato i giganti e non ti abbiamo mai detto grazie. Perché parli come se fosse finita? Non lo è. Io non mollo. E neanche tu, possiamo convincere gli altri. Ti tiri fuori? No. Questi erano sui canali del DedSec. Il DedSec fa cagare. Il DedSec è un gruppo di newbie. Che cazzo vuol dire? Solo cazzate. Hashtag Merzek. Lo so, abbiamo i nostri hater. E che cazzo ce ne frega di loro? Che cazzo ce... Cristo, Marcus. Non hai capito niente. Certo che mi frega. Sono... Mi frega. Faccio il culo per avere uno straccio di credibilità da molto prima del tuo arrivo. Questo è il mio marchio. E ora è andato. Fottuto. Tu riportala indietro. Non so se ci riesco. Ah, beh. Se può farti stare meglio, almeno non sei una fuggitiva. Oh, cazzo. Chissà se c'è una taglia su di te. Potrebbe farmi comodo. Ma dai, non riesco. No, che stronza. Sono meglio di un segugio. Dai, andiamo. Sì, già. Non voglio fare male. Nemmeno io. Devo trascinarli di peso in mezzo al deserto se voglio tenere unito il DedSec. Non possiamo fermarci adesso.
Ok, allora esplora. Ma quello è Tybon. Ma Ty... Josh, chi è la tua amica? Lei è Susan, insegnante delle superiori di Milwaukee. Ha 32 anni e guida... Ah no, è Josh. Ehi, non avrei sentito la voce di Raymond Kenny. Una foto di gruppo prima della gara. Quando sei pronto? Non volevo pestarti i piedi, ecco. I piedi? Cosa c'entrano i piedi? Stavo spiegando a Susan che se la regolazione del minimo è troppo alta, il motore alla fine risente dell'eccesso di benzina. Non va bene per i quattro tempi e può dare problemi. Sì, ma certo. Ok, bene. Ci vediamo fuori. Ok. Andata. Sitara. Notara. Lasci il tuo segno? Sempre. Ma non del Dedsec. Non mi sembra giusto, sai. Andiamo, non guastarmi la festa. Cerco solo di divertirmi. Anch'io. Perciò ora come Dedsec partecipiamo alla gara degli hacker e la vinciamo noi. Anche gli altri sono d'accordo? Lo saranno. Sono convincente. Già, sei convincente. Vedi? Lo sapevo. Lo faremo insieme e tutto tornerà come prima. Hai già pensato a tutto, vero? No, ma so che se ti riporto in modalità Sitara, troverai tu il modo di riuscirci. Oh, cazzo. Sei davvero pericoloso. Ti pericoloso? Quando sei pronta. Bene, ci vediamo lì. Ok, ne mancano Wrench e Orazio a comando. Cheat. Super cheat. Questo è Orazio, sì, Leao palese. Ehi amico, che stai lavorando? Devo far ballare questa gente, ma mi serve la playlist giusta. Questa merda non ha ritmo. DJ Orazio. Solo Orazio. Quando facevo i DJ set. Ehi, potrei ricominciare. Che altro posso fare se no? E il Dedsec non è morto. Siamo in stallo, tutto qui. Ma torneremo ancora più forti. Sei molto sicuro di te stesso. Lo so, e ho sempre ragione. Ecco, ecco, ecco. Ci siamo. Oh, sì, è molto meglio. Ho anche bloccato il loro DJ ora. Hai salvato la festa. Ehi, quando ti stancherai di prendertela con questi tizi, vieni a trovarmi. Il Dedsec partecipa alla gara. Ci sarò. Sei stronzo, Razio, però. Vabbè. E manca l'ultimo. Ok, sì, questo gioco l'avevo giocato nel 2017, tipo, ma non mi ricordo che fosse così presto nella storia. Questo è Branch. Col culo di fuori. Bellissimo. Il piccoletto lo gonfieranno come una zampogna, ma è questo il divertimento, no? Ci piace vedere il piccoletto che le prende. Sì, beh, ma poi si rimette in piedi e alla fine vince lui, giusto? Lo stai trasformando in una metafora del Dedsec, non è così? Insomma, se vuoi che il Dedsec sopravviva, io sono con te, ma se vuoi scommetterci dei soldi, no, andrà no. A te e ci resterà. Già, non ha speranze. Ehi, ti unisci a noi per la gara? Sì, arrivo. Non ho capito che tipo di gara, però ok. Unisci gli altri per una foto di gruppo. Ok. Questa cosa degli invite li ha proprio... Siamo noi? Distrutti. Bene gente, venite qui per la foto di gruppo. Sorridete per l'obiettivo, ok? Sempre. Josh con la parrucca è fantastico. È Axel Rose, uguale. Prendi quei numeri e trova la risposta. Branch, a te il Jabberwock. Collegalo e stai pronto. Orazio, tu devi ostacolare i nostri rivali. Rallentali. E io e Sitara hackeriamo questo affare. Coraggio. Dedsec! Forza, ragazzi! Ah, col quadrirotore. Furbo lui. Il drone è lassù, se vuoi vedere meglio. Sono dentro. Poco. Ok, buono. Ok, cosa abbiamo? C'ho un minuto per... Cazzo. Devo solo prendere i pezzi e sistemarli. Devi concentrarti. Sembra che ci sia un timer. Lo puoi hackerare? Certo. Smetti di muoverti. Mai sfidare Sitara. Ah.
Ho capito, gira da solo questo. Gli va data anche qua la corrente. Gli va data qui. Bisogna essere rapidissimi, ragazzi. Il punto è, dov'è che devo finire? Devo finire qui. Non mi mettere ansia, che non ne ho bisogno, grazie. Ok. Godo. Ma questa è la trappola di... erano le trappole di Raymond Kenny al suo bunker. Al suo... rifugio. E come lo sai? Perché deve prendere fuoco? Madonna, Branch, come sei brutto. Deve prendere fuoco. Questa cosa è da paura! Ci ciarampa dagli occhi di fuoco. Chi siete voi? Io sono Jess! Io sono Razio, come va? Io sono Marco! Sono Razio a comando, da bordo campo. Sono Ray! Raymond! Tybon! Quant'è che non ci vediamo? Vabbè, circa un paio di mesi su sto canale. Con la fantasia. Questi sono grammi che vi aprono la mente. Non li prenderei. Addio, addio. Gente, io vado offline. Ci si vede dall'altra parte. Oh, Razio, stai bene? La parola bene non ha più senso per me. Ok, stai bene. Ve l'ho detto che su queste piccoline c'è qualche goccia d'acido. Cosa? Josh. Tutto ok, usano gli allucinogeni nei test clinici per la... Asper... A Josh sta salendo. Ok, ti cerchiamo qualcosa da fissare. Ok, ok. Tu non sei Ray. Sei Ray Raymond Kenny, Ray. Ho ancora tutte le tue riviste sull'hacking, sai? Mi ricordo che leggevo World Driver e poi saltavo sulla mountain bike con l'antenna nello zaino. Merda, ho persino usato il tuo vecchio rootkit. Fuckstick? Sì, sì, cazzo. Cambiato moltissimo, eh? Con un gruppo di sbandati. Correggimi se sbaglio, ma... la tua crew non mi sembra avere le idee molto chiare. Sei tu il capo? Ho trovato no. World. No, non funziona così. Il DedSec ha una regola. Niente eserciti personali, niente capi. Sì? Beh, per tua informazione, ti ho visto che li guidavi. No, è proprio contro questo che... Però che bel modo di passare un personaggio da un gioco all'altro. Che bel modo, adoro. Ogni ragazzino su questa spiaggia dirà esattamente la stessa cosa. Solo parole, sono solo parole. Va bene. Qualche anno fa il sistema di merda mi ha bollato come rischio criminale. Mi hanno collegato a una cosa che non avevo fatto solo perché avrei potuto. E ora col CTOS è così ovunque. Cioè, riesco a vederlo a livello... a livello subliminale. Aia. Sei moltiplicato. Sì, in effetti ogni tanto ci capita. Quello che chiami subliminale è il bel weather, Marcus. Hai occhio, ragazzino. Ma il subliminale è... gatti. Invece il bel weather è programmato per il controllo. È come un 1-2 di Orwell. Profilazione. Manipolazione dei media. Collusioni aziendali, consumismo, tutto deciso da algoritmi predittivi. E ora si sta stabilendo nel cuore della Silicon Valley. E qualcuno alla Bloom sta usando il CTOS per fornirgli i dati. Sembra Jacob Marley nel... come si chiama? Christmas Carol, quando gli compare lo spirito a Ebenezer Scrooge che si tiene le catene uguale. Posso aiutarvi a farcela se volete. Se è
aiutami a uccidere il vero Cicciarampa. Vieni con me, Marcus. Ma che cazzo? Merda. Merda. Ehi, Marcus, svegliati, cazzo, andiamo. Cosa? Ehi. Ho passato la notte in una tenda, accanto a una donna molto nuda e molto tatuata. Cosa? Non hai capito un cazzo. È la moglie di uno dei Sons of Ragnarok. Devo... Dobbiamo andare, porca puttana, vamos. Devo scappare. Coraggio. Che scopano un botto in sto videogioco qua, incredibile. Quando giocheremo a Hogwarts Legacy almeno questa cosa la riusciamo a mettere da parte. Beh, sostanzialmente non è che abbiamo fatto granché, a parte scappare dalla polizia e fare un paio di hacking. Già. Tybon, amore mio, tornato. Dicevi che avete fatto un casino. Quanto è grave? Siamo tutti in pericolo perché il mio nome è sotto i riflettori. E la gente inizierà a fare 2+2. Dove cazzo sono tutti quanti? Tutto qui. Dici poco. Guarda che parliamo della Bloom. Ehi, stai parlando con il nemico pubblico numero uno della Bloom. Non si era capito. Da quei bastardi. Se vuoi, ti cancello dal sistema. Dammi un paio d'ore. È così facile. Forse dovrò sacrificare un capro come parte del mio arcano rituale. Ma sì, è così facile. Eccoti qua. Però non gli assomiglia per niente. Cioè, leggermente. Skelter non abbia un deposito per gli oggetti smarriti. Nel deserto, se trovi una cosa, te la puoi anche tenere. E questo che cazzo ci fa qui? Sì, Marcus, perché hai invitato un estraneo a casa nostra? Ok, sentite, non era previsto, va bene? Scappavamo dai motociclisti e poi... Grazie. Sapete che vi dico? Chi se ne frega, è a posto. Ah, è a posto. Meno male, perché di solito queste cose le decidiamo in gruppo. Lo so, è colpa mia. Però Ray lo conoscete già, no? Ecco, ora vorrei presentarvi Raymond Kenny. Quel Raymond Kenny? Ti immaginavo più pulito. No, affatto. Sì, me lo dicono spesso. Posso abbracciarti? Sì, ma solo per 2 secondi. Anche questo succede spesso. Possiamo tenerlo, tipo, come un hacker di casa. Sì, e può tornarci utile. Allora può, allora rimane, vero? Me lo fate tenere. Ok, va bene. Ma se prova a fregare uno di noi, gli strizzo le palle finché non scoppiano. Ma no, Raymond lo fa. Bel cappello. Bella maschera. Bella maschera. Sapevo. Ok, a posto. Ti va una birra? Sì, mi va una birra. O due. Oh, grazie. Dagli anche un po' di hardware, così ci insegna a fare le magie. Missione completata, ragazzi. Vabbè, corta non è stata, però è stata molto bella. Abbiamo ritrovato Raymond Kenny, piango. Dove sei? Che ti voglio vedere. Dopo le 14 ore di Chicago South Club, milizia, fixer, contratti di qui da Shyla Billings. Oh, 200.000 follower, cazzo. Update un secondo per capire. Vabbè, ordine alfabetico. Specchio ce l'abbiamo. Però prima di chiudere voglio parlare con lui un secondo. Voglio sentire la sua voce. Che succede quando finiamo qui? Che cosa farà il grande Ray Kenny? Beh, credo che io e Fruer ce ne andremo a... Oh, cazzo! Cosa? Oh, ho lasciato Fruer nel deserto! Che cos'è un Fruer? Molti scienziati hanno lavorato duro per scoprire... Tobias Fruer. Risultati. Comunque... Non preoccuparti per me, ragazzo. Se ti servisse una mano, ci sono sempre. Hai un bat segnale per caso? No, ma lo aggiungo alle cose da fare. Nuova operazione disponibile, Zodiac Killer, che è una missione secondaria. Easy peasy. Ehi, bello. Pronto a cambiare il mondo? Ho qualcosa per te. Ma letteralmente davanti a te lui. Vabbè. Noi usciamo. Marcus, guarda questi messaggi che ho preso da uno sbirro.
Niente? Indovina. Perché perdere tempo con questo enigma? Crittogramma è arrivato con una nota. Non ho visto la nota, ma il capitano sta prendendo la questione molto sul serio. Mai sentito parlare di un gruppo con le maschere da topo che si riunisce fuori dal MoMA? Si autodefiniscono anarchici dell'arte. Maschere da topo è default. Rodenti Academy. È un anagramma. Bravo! Cos'è che vogliono? Trasparenza totale. Niente privacy per nessuno. E allora perché le maschere? Le maschere da topo. Come ti sembrano? Brutte. Molto stilizzate. Cazzo! È Default! Default? Il musicista? Default, l'ex hacker del DedSec. Default, lo stronzo psicopatico che ha cercato di gassarmi nella sua casa degli orrori. E qua, se non giocate a Bad Blood, il DLC non ci arriverete mai. Però siccome io sono bravo, sul canale c'è. E basta andarvi a vedere, vi dico anche quale missione è la penultima, la parte numero 16, capirete perché ha detto questo. Il DedSec che contrattacca la polizia sarebbe un sogno. I follower ci andrebbero a nozze. Datemi quel crittogramma e vedo che posso fare. Andrebbero a nozzare, cheat, il collegio. Per pochi. Vabbè ragazzi, Specchio se ne va. Specchio, Specchio delle mie brame. Quanto la bluma infame. Ditemelo voi. Grazie a tutti. Dadri, è veramente tutto. Bacione. Ci si vede per la parte numero 27, che saranno due missioni secondarie, ve lo dico già. Grazie, alla prossima.